E poi affronterò, cercherò di presentare un po' lo scenario del problema dell'efficienza energetica nell'edilizia esistente, l'uso civile, quindi come questa, come le abitazioni e così via, e poi cercherò di presentare un caso specifico ispirato a un condominio su cui stiamo lavorando a Novara. Di base ci sono le norme europee, che sono una serie di direttive, qui ho citato le ultime, che hanno trascinato, diciamo così, anche le normative italiane, perché l'Italia a volte con ritardo, a volte no, non sempre in ritardo, almeno sulla parte dell'emissione della legge, si deve adeguare, deve recepire, come si dice, queste normative. Le ultime cose che ho segnato lì sono queste, che a partire dal 2018-19, secondo il tipo di edificio, gli edifici nuovi o ristrutturati dovranno essere a energia, doveva essere zero, poi dopo grazie all'intervento d'Italia è venuto fuori quasi zero, non volevamo sbilanciarci troppo, e quel quasi lì poi dopo si può interpretare in vari modi come al solito. E poi tra le cose interessanti è che i governi si impegnano a realizzare la riqualificazione energetica del 3% degli edifici esistenti ogni anno, e quindi vuol dire una quantità importante di lavori. La normativa italiana è basata sostanzialmente sulla legge 10 del 91. È una legge bellissima, nel 91 era molto all'avanguardia, se la si legge è ancora attualissima. Il problema di questa legge è che prescriveva delle cose senza dire poi come si faceva, per cui lì dentro c'è già tutta la certificazione energetica, tutti i controlli, tutte le cose che stiamo facendo adesso, e sono passati 23 anni. Le modifiche, ho citato le leggi più importanti, ce n'erano anche delle altre che vanno in modifica, sono poi tra le cose che prevedeva la legge del 91, c'erano queste linee guida sulla certificazione energetica che sono uscite nel 2009, quindi vedete già la differenza di anni, 18 anni per fare le linee guida. E che adesso sono già vecchie, perché le ultime modifiche, come dal 90 del 2013, hanno prescritto delle cose, ma le linee guida non sono ancora aggiornate. E poi su questo ci sono le finanziarie che di volta in volta mettono dentro cose, come quella del 65% che nasce da una finanziaria che prevedeva il 36%, che poi è stato variamente messo, tolto, aumentato, ridotto. E adesso c'è questo 65% per le riqualificazioni energetiche, cioè un 15% in più che la, diciamo, incentivo fiscale che c'è su tutte le ristrutturazioni o i lavori straordinari nelle edilizie. Poi sono stati inseriti in questi fondi Kyoto, di cui non parleremo in particolare perché sono di difficile accesso, bisogna organizzarle volta a volta. Il conto termico, che è interessante soprattutto per la pubblica amministrazione, perché del 65% di sconto sulle tasse, la pubblica amministrazione che non paga le tasse non se ne fa niente di questo sconto, e invece quindi può essere interessata al conto termico. Oppure per chi non ha, se c'è un pensionato al minimo che non può recuperare sulle tasse quell'investimento che fa, potrebbe cercare di avere il conto termico, che sono meno soldi ma sono soldi veri, ti danno i soldi, non è che ti scontano le tasse. E analogamente i titoli di efficienza energetica, che però non sono alla portata del privato, sono per le ESCO, per enti che hanno comunque, anche imprese che hanno un energy manager, quindi richiede anche lì tutta una burocrazia, un caso particolare, che anche questi gestiti con molti problemi, perché per esempio i titoli di efficienza energetica sono una cosa che devono essere procurate da chi distribuisce l'energia. Gli obblighi di distribuzione erano previsti per il, fino al 2011, 2012, 2013, quelli per il 2014 sono usciti a dicembre del 2013, cioè all'ultimo momento. Le aziende devono fare dei budget, devono fare dei, non è che si può decidere le cose così all'ultimo momento, insomma sembra una roba un po' fatta.
Su questo si inseriscono le norme regionali che, in base al principio di cedevolezza istituito con la riforma del titolo V, valgono di più di quelle nazionali. Quindi se la normativa nazionale prevede una cosa e quella regionale prevede un'altra, vince la normativa regionale. Le regioni che hanno fatto delle cose nel campo dell'energia sono solo queste del nord, cioè il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia. Qualcun altro ha fatto qualcosa, ma molto meno di queste. E queste le hanno fatte ciascuno diversa per un conto suo, per cui la stessa casa, fatta in un posto e fatta in un'altra, è in una classe energetica diversa, i contributi, gli incentivi sono diversi, c'è tutta una serie di cose diverse. Basti pensare che qui in Lombardia si calcola il certificato energetico sui consumi di energia non rinnovabile per il riscaldamento. In Piemonte si basa sui consumi di energia non rinnovabile per il riscaldamento e l'acqua calda a uso sanitario. In altre regioni si basa sui consumi di energia, senza fare tante distinzioni tra rinnovabile e non rinnovabile. E quindi questo vi dice che ma di cose, tanto più che ci sono delle normative che dicono se la classe, se la casa è in classe A è diritto questo. Cos'è la classe A? Dipende in che regione sei, come sei messo. Ultime arrivano le normative comunali, che sono meno impattanti, ma spesso con i regolamenti edilizi impongono delle cose, prevedono delle cose, ti obbligano in certo modo, ti fanno fare degli iter burocratici più o meno complicati. Molti comuni prevedono degli incentivi, soprattutto in senso di sgravio dei costi di urbanizzazione che uno deve pagare se fa. Però queste sono una cosa problematica, perché i comuni vivono di questi costi di urbanizzazione, che però sono i ricavi dell'urbanizzazione, sono fondamentali, non possono farne a meno. Ecco, questo è il panorama generale della situazione, per cui, come ho detto già, l'edificio in Lombardia, classe energetica, non considera produzione di acqua calda per uso sanitario, in Piemonte sì, la nuova normativa la prevede e prevede anche che ci sia il raffrescamento estivo. Sono allo studio delle norme nuove che dovrebbero uscire, non si sa bene quando, per cui si ritornerà a una normativa unica italiana con dei parametri che poi possono essere variati a seconda che sei in Val d'Aosta piuttosto che in Sicilia, ma che sono in un contesto generale e che saranno basate su riscaldamento, acqua calda e raffrescamento, perché è chiaro che nel sud Italia è molto importante la questione del raffrescamento, probabilmente in Val d'Aosta meno. Ecco, l'energia primaria non rinnovabile o rinnovabile, classi energetiche che variano secondo il giorno. Ecco, e poi la logica con cui è stata fatta la certificazione energetica, questo è un piccolo difetto già nella legge 10 del 91, è quella di misurare non quanto consuma l'edificio, che è la logica degli elettrodomestici che ha attecchito così bene, per cui un frigorifero classe A più consuma un tot, sai che si traduce in soldi questa cosa. La logica qui è quanto inquina. Per cui se consuma energia elettrica che viene prodotta con centrali, l'energia primaria utilizzata è molto più alta che se consuma del gas. E questa disparità che a favore del gas e contro l'energia elettrica creano un pochi problemi, soprattutto adesso con l'avvento delle pompe di calore, con tutte queste soluzioni che sono di base elettrica. Quindi l'obiettivo è di misurare il TEP, che è sicuramente l'obiettivo europeo, ma dal punto di vista del consumatore, del cittadino che compra una casa e vuole sapere che classe energetica è, per lui sarebbe, secondo me, più importante sapere quanto costa gestire quella casa che non quanto CO2 produce il fatto di avercela. Qui la sintesi, per cui non mi dilungo molto,
è che io vi spiegherei delle cose che magari domani mattina cambiano, sarebbe un po' tempo perso. Ogni giorno escono novità, escono aggiornamenti a seconda della regione, chiaramente io ne seguo 3 o 4, quindi per me ogni giorno escono delle cose, chi segue solo una regione magari un po' di meno, ma per ogni progetto occorre verificare cosa è disponibile, cosa c'è, quali sono le norme in quel momento lì. Se qualcuno ha domande particolari sulle normative le può fare, cercherò di rispondere se sono in grado, non pretendo di saperlo. Chiusa, come ho detto brevemente, la parte sulla normativa, vi ho dato le norme, sono scritte nelle cose lì, se uno volesse se ne va a leggere un po'. Ecco, non ho messo, c'è un sito, questo devo metterlo, no, casomai ve lo do, dell'Agenzia delle Entrate, da cui si possono scaricare le norme e il vantaggio è che te le dà sempre con tutti gli aggiornamenti. Se uno invece va in giro in internet e scarica la legge 10, bisogna vedere, dal 91 oggi ce ne sono 3700 versioni diverse e quindi rischia di scaricare non quella che è in questo momento. Anche, non so, il comune di Iesi, che ha una bellissima banca dati di tutte le normative, insomma va lì, però ti prendi quella che hanno messo loro l'ultima, mentre questo sito dell'Agenzia delle Entrate è proprio, ti dà sempre la versione ultima aggiornata. Sull'analisi economica, che è la parte grossa del discorso di oggi, intesa come premessa all'esame di un caso concreto, vedremo una quindicina di slide di scenario, cercherò di presentare un po', sono cose di base, magari per tanti saranno inutili o già conosciute, ma per creare un minimo di background comune, dice, tutti sappiamo come sono queste cose, vale la pena di farlo. Poi un po' di ragionamenti sul problema tattico-strategia, cioè guardare vicino, guardare lontano, e una precisazione importante sulla parte involucro impianti, perché si dà molto più facilmente importanza all'impianto, mentre invece ne ha molto di più l'involucro, e vediamo come e perché. Allora, lo scenario è caratterizzato, diciamo così, dal fatto che è cambiato un presupposto di base. Tutto lo sviluppo industriale del mondo occidentale è stato basato sul fatto che di energia se ne poteva avere quante se ne serviva. Non c'era, cioè, poteva costare un po' di più, ma ce n'era quante se ne voleva, non c'era problema. È un presupposto che, diciamo che ormai questo lo sapevano tutti, non è più verificato. E quindi, questo l'hanno capito tutti, che c'è un problema di ambiente, di petrolio, di così. Le conseguenze magari non sono ben chiare sempre per tutti. La prima parte che sottolineo è che si cambia proprio la prospettiva, si è sempre pensato, ancora fino a qualche anno fa, penso 5-6 anni fa, tutti quelli che facevano un articolo sull'energia, un intervento sull'energia, si preoccupavano come faremo a soddisfare la domanda sempre crescente di energia, quindi facciamo nuove centrali, facciamo il nucleare, facciamo qui, facciamo là, bisogna stare dietro la domanda di energia. Come soddisfiamo la domanda crescente? Oggi sappiamo che in questo modo non si va da nessuna parte, che bisogna fare la domanda al contrario. Possiamo vivere bene consumando l'energia che siamo in grado di produrre in modo sostenibile. Questa è la domanda giusta. Se ce la facciamo a rispondere a questa domanda, ce la possiamo fare, allora possiamo andare avanti, altrimenti si rimane bloccati, si entra in circoli viziosi. E qui si vede bene come in Italia la carenza su questo aspetto ci ha fatto mantenere tutta una serie di produzioni di industrie altamente energivore che oggi non sono più economiche, perché l'energia ha dei prezzi alti, perché abbiamo fortunatamente imposto dei vincoli nell'inquinamento, negli scarichi, per cui tutta la produzione così costa cara, altrove ci sono meno vincoli, prezzi più bassi, possono fare e tutto si delocalizza. Chiudiamo le fabbriche perché non le abbiamo riqualificate, non le abbiamo
strategicamente impostate su questa logica qui. Chi l'ha fatto va avanti con le sue fabbriche tutto contento, produce benissimo. Le parole che penso qui non servono in questo contesto, ma comunque tanto per essere sicuri di non avere dubbi, il nucleare non è rinnovabile, il nucleare non è economico, se si considera anche la dismissione delle centrali, e lo stanno vedendo bene i francesi che si devono preoccupare di smettere le loro centrali che vanno a fine vita e non sanno bene dove prendere i soldi, perché hanno sempre fatto la cicala, cioè hanno consumato energia che costava poco senza considerare, e quindi non è sostenibile. Già in partenza, senza affrontare il problema delle scorie, che poi, come sapete, non sappiamo come risolvere. Allora, tornando al paradigma dell'energia, possiamo vivere oggi meglio di come vivevamo prima, consumando meno della metà dell'energia che stiamo consumando. Concentriamoci su questo punto e avremo tutto il tempo che serve per sviluppare nuove tecnologie, nuove soluzioni, eccetera. Lo sviluppo delle tecnologie è molto forte, basti pensare quando ci si è concentrati sul fotovoltaico. Certo, ha avuto un costo, però adesso abbiamo una produzione fotovoltaica alta, ma soprattutto abbiamo dei prezzi di fotovoltaico che ce li sognavamo qualche anno fa. Quindi il fotovoltaico, così come l'eolico, così come tutte queste nuove tecnologie, vanno verso una parity grid, come dicono, una parità con la produzione tradizionale, costi con la produzione tradizionale, in assenza di inquinamento, quindi molto molto vantaggioso. Ok, parlando di energia, i consumi di energia sono in Europa e in Italia non sono diversi, e in Lombardia non sono diversi, anzi casomai ancora più esaltati. Gli usi civili sono il 40% contro il 30% sulla produzione e il 30% sui trasporti, quindi l'energia viene consumata di più nelle abitazioni, queste, sia riscaldamento, luce, tutta la parte di consumi, parliamo anche di uffici, di negozi, centri commerciali, tutto questo, se è tutto uso civile. Non solo, c'è la definizione, è l'unico vento che continua a crescere, mentre la produzione è in calo come consumi di energia da tempo, e questo per i problemi che dicevamo prima di delocalizzazione, di riduzione, di non avere, di essere stati miopi nell'impostare le imprese e le fabbriche italiane. I trasporti, bene o male, migliorano continuamente, ecco, i consumi chilometri che fai con un litro di benzina continuano ad aumentare, quindi c'è un vantaggio. Invece nel civile, almeno fino a 2-3 anni fa, non c'era questo trend. Solo recentemente, con tutti gli sforzi stati fatti per la certificazione energetica, la classificazione degli edifici, eccetera, si cominciano ad avere delle abitazioni che consumano di meno. Però ancora, diciamo che siamo arrivati a una stabilità, non siamo ancora a una parte di calo. Mentre invece tutti i programmi 2020, Europa 2020, eccetera, prevedono un grosso calo di questa componente. Anche perché una casa fatta bene può effettivamente consumare molto meno della metà di una casa fatta male. E siamo pieni di case fatte male. Mentre un'automobile fatta bene consuma meno della metà di un'automobile fatta male. Ma ormai automobili che fanno 5 km con un litro, ce ne sono giro più poche. E la maggior parte ne fanno 15, ne fanno 20. Quelle nuove tutte sono così. Mentre nelle case, nei negozi, negli uffici, non sempre. O stiamo cominciando solo adesso. Quindi, parlando di casa, il punto è quanto consumano. E qui è una cosa che sta entrando nella testa della gente, ma quando ho preparato la prima volta questa slide, quando dicevo in un incontro quanto consumano, hai comprato casa? Sì, che bello, quanto consuma? La reazione immediata di chi riceve questa domanda era: ma non è mica un'automobile, non è un camper, ho comprato una casa,
che faccio chilometri per litro, invece consumano. E ci sono molte differenze, quelle migliori possono consumare 20 kWh al metro quadro per un anno, che corrisponde a circa 2 euro di prezzo, e quelle più costose, più dispendiose, diciamo, arrivano a consumare anche 300, che corrisponde poi a 30 euro al metro quadro per anno, quindi una grossa differenza di costi. Solo per scaldare, poi c'è l'acqua calda, gli elettrodomestici, il riscaldamento. In media le case, le classi energetiche sono A, B, C, D, F, G, G sono da qui in su tutte quelle che, quindi dovrebbe essere la parte residuale di quelle che consumano tantissimo, mentre invece è la maggior parte delle case esistenti oggi, cioè quasi tutte quelle costruite prima, ma praticamente nel Novecento, ecco. Solo dal 2000 che esistono le case effettivamente a basso consumo energetico. E quindi partiamo con una situazione per cui un'abitazione di 100 metri quadri ha dei costi di riscaldamento intorno ai 1500 euro di energia. Mentre una casa costruita adesso ne spendi 200, cioè magari dentro anche l'acqua calda. Il responsabile di questo non è il tipo di caldaia, la pompa di calore, la geotermia, i pannelli, tutte cose importantissime. Il responsabile è l'inverno. Ecco, tutto questo si riflette, questa è una riflessione di scenario importantissima, tutto questo si riflette sul valore delle case. Per certe case si comincia a parlare di programmi di rottamazione, cioè qui stare a spendere un mucchio di soldi a riqualificarla, a sistemarla, si spende meno a buttarla giù e rifarla nuova. Gli italiani al 70% possiedono la casa in cui abitano e per una buona parte, quindi diciamo metà delle famiglie italiane, la casa è il bene principale del loro patrimonio. Il fatto che diventi da rottamare non è proprio una buona notizia. Ed è una preoccupazione concreta di quattrini, che va molto al di là del clima di inquinamento che la gente può interessare, sì, ne sono coscienti fino a un certo punto, ma se gli spieghi che rischiano di perderci sul valore delle loro case, diventano molto più attenti e preoccupati. Purtroppo nella gestione delle case si utilizza spesso il sistema migliore per far male. Soprattutto nei condomini si tende a ignorare i problemi fino a che non è più possibile ignorarlo. Cioè se si è rotta la caldaia e siamo alla fine di gennaio, fa freddo, bisognerà fare qualcosa, ma prima non si riesce a parlarne. Ci sono infiltrazioni dal tetto, piove in calo, allora qui bisognerà fare qualcosa perché così non si può andare avanti. Intervenire in queste situazioni di emergenza vuol dire che bisogna risolvere subito e non è il modo migliore per fare le cose. Bisognerebbe invece guardare avanti, pianificare, eventualmente aspettare, ma quando emerge il problema che diventa non si può più andare avanti, io ci ho già ragionato, ho fatto un'analisi e ho già un piano B, un piano pronto, so già cosa voglio fare, mentre invece dovendo decidere di fretta non c'è tempo di studiare la cosa, per cui si fa una soluzione che è una pezza su quella esistente. Per cui la nostra casa, che era un colabrodo di energia riscaldata con una fonte cattiva, poi ci metto una pezza. Ho rimesso la fonte, ho riparato il tetto, ho fatto una cosa, ma in realtà rimane un colabrodo di energia con delle pezze. E che dal punto di vista strategico di valorizzare l'edificio non è proprio la strategia giusta. Quindi noi ci proponiamo di difendere il patrimonio delle famiglie italiane e attrezzarci per una società, per una società con energia da fonti rinnovabili. Che sono cioè fonti sostenibili nel tempo, no? Perché
le fonti rinnovabili, il problema che hanno è che non sono sostenibili, non possono durare a lungo. Fatto questo cappello strategico generale, entriamo un attimo nello specifico più da vicino. Succede che ogni tanto la casa ha bisogno di sostituire la caldaia, di rifare degli intonaci, la facciata, il tetto, ci sono gli impianti che non vanno più. Ecco. Ripristinare la situazione originale, cioè la rifacciamo com'era da nuova quando è stata costruita nel 1972, nel 1968, nel 1983, senza cambiare, senza riqualificare, costituisce un deprezzamento che poi non è più recuperabile. Che se rifai una facciata e non gli metti una coibentazione, non migliori l'involucro, una volta che, cosa che potresti fare spendendo magari il 10, il 20, il 50% in più, una volta che l'hai fatto devi spendere tutto per fare questo, non è più sostenibile, non riesci a farlo, e quindi la facciata durerà 30, 40, 50 anni e per 30, 40, 50 anni non si farà più niente e continuerai a avere il colabrodo con le pezze e così via. Vuol dire proprio mandare l'edificio sul binario della rottamazione, e questo deve essere ben chiarito, perché tutte le volte che un edificio si affronta il problema della faccia, dice: il capotto costa, e la cosa chiude lì. Invece non è così, e questo è quello che cercheremo di dimostrare in questa presentazione. Il capotto è indispensabile, non si può fare senza, altrimenti si manda l'edificio in rottamazione. Questo è il messaggio importante. Per farlo bisogna predisporre un percorso, nel senso che la facciata, il tetto sono cose che si cambiano ogni n decine di anni, non è che si fa. Una caldaia si cambia dopo 15-20 anni, cioè anche chi riesce a vedere caldaie che hanno 30 anni, ma normalmente 15-20 anni è la vita normale. Però devo fasare queste cose. Se io cambio la caldaia oggi e la facciata la rifaccio fra 5 anni, poi mi troverò che se faccio i lavori bene sulla facciata avrò una caldaia surdimensionata, perché la casa consumerà di meno e la mia caldaia continuerà a essere quella vecchia. E quindi devo farmi una strategia, anche per i serramenti, le finestre, tutto quanto vedremo un po' man mano, che dica: prima faccio questo, poi faccio questo. Farsi sopra un ragionamento, elaborare un piano, una strategia per quell'edificio. Ed è una cosa che va fatta per singolo edificio. Non c'è una ricetta, si fa prima questo, poi dopo quello. Dipende dalla situazione degli edifici. Ci sono quelli che hanno più dispersione, che adesso sono tutti in classe G, però un conto è essere a 170-180 kWh al metro quadro, un conto è essere a 300. Ci sono facciate che sono già molto rovinate. C'è tutto il problema degli edifici in cemento armato, che sono la maggioranza di quelli costruiti nella seconda metà del secolo scorso e che sono un problema grosso. Adesso ci arriviamo. Se non facciamo questa cosa, cioè se le manutenzioni straordinarie non fanno la riqualificazione energetica, non potremo raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni, e ci sarà un grave danno economico per le famiglie, perché si troveranno che finiscono di pagare il mutuo, hanno pagato 3-4 mila euro al metro quadro una casa che poi ne vale 1000, perché la devi buttare giù e la devi rifare. Quindi forse se stava in affitto spendevano meno. Allora, in pratica il problema è che troppi interventi vengono fatti ancora non con la riqualificazione, ma con il ripristino, e la rifacciamo come era da nuova, la rifacciamo in qualche modo, mettiamo la pezza con la logica dell'emergenza, dello struzzo. In un contesto importante, perché gli interventi sugli edifici esistenti sono oggi la maggior parte degli interventi di edilizia. Sapete che nel nuovo si fa poco, perché abbiamo un territorio consumato, perché abbiamo una quantità di case impressionante rispetto
sono aumentate tantissimo, gli abitanti no, in Italia è aumentato il 10% gli abitanti negli ultimi 10 anni e il 30% gli edifici disponibili, quindi c'è qualcosa che non va. Allora, per ottenere questo abbiamo una serie di ostacoli che bisogna avere ben presente nel trovare poi le soluzioni. Il primo ostacolo è la mancanza di informazione. Se uno parla di queste cose in giro, chiede una qualcosa, chiede un'informazione, ottiene tre risposte, sono tutte e tre diverse, tutte e tre contrastanti fra di loro. Chi dice il cappotto si può fare, chi dice non si può fare, chi dice le calde a condensazione va benissimo, chi dice vanno malissimo. Ognuno ha la sua esperienza, la sua vita. Probabilmente hanno anche ragione tutti, però non è inquadrato, cioè perché ognuno ha una situazione, ha un riferimento, un'esperienza su una situazione diversa. E come ho detto prima, non ci sono ricette valide sempre, per cui viene fuori un rumore di informazione che sconvolge e rende difficile decidere in maniera appropriata. Poi tante cose effettivamente non si sanno. Siamo in un settore dove la tecnologia migliora continuamente. Parlavo ieri con una che ha fatto un sopralzo a Milano, sapete, si può fare la legge di Abbaini, come dicono, si può fare che prendi gli abbaini o i solai, li fai diventare delle case normali, e ci ha messo delle pompe di calore. Nel progetto, che è durato un anno, la Mitsubishi ha presentato 4 modelli di pompa di calore, sempre migliorativi. Il risultato è stato positivo perché la casa che doveva essere in classe B è diventata in classe A grazie alle prestazioni migliori che hanno queste pompe di calore. Però è una cosa che crea ogni volta un aggiornamento, informazioni e cose diverse. Delle norme confuse e instabili, ho già detto, non si capisce bene, non si vede bene le potenzialità di risparmio che ci sono, che sono fortissime. Io ancora oggi chiedo alla gente, che alle imprese che mi fanno il cappotto, mi dicono: ah sì, col cappotto si può risparmiare un 15-20% sui costi di riscaldamento, che è un'impostazione prudentissima. Che non so che cappotto hanno presente questi qui che vogliono fare, ma il cappotto riduce drasticamente il fabbisogno dell'edificio, quindi non può comportare un 15-20% di risparmio, deve andare molto di là. Poi c'è tutto il problema della convenienza di questi investimenti, cioè di fare un progetto, di fare un'analisi economica completa, per cui si fanno dei rientri a capocchia, guardando male gli aspetti finanziari e così via. E poi ci sono tanti che operano in modo specializzato, giustamente. Chi fa i serramenti, fa i serramenti. Chi fa le facciate, non fa i serramenti, fa le facciate, non fa la centrale termica. E fra di loro si parlano poco. Questo comporta anche di fare degli sbagli. Uno degli sbagli più frequenti che mi capita di incontrare è di vedere gente che ha speso una fortuna per mettere dei serramenti bellissimi senza preoccuparsi delle conseguenze che questo avrebbe avuto, e poi si trova una casa con dentro l'umidità, la muffa. Perché quella umidità che quel serramento monovetro vecchio che lui aveva si fermava sul vetro e colava giù, si appannavano i vetri e colava giù. Quando ha cambiato il serramento, ha messo un bel triplo vetro fantastico, tutto ben chiuso, per cui non c'è più neanche quel ricambio d'aria che prima gli spifferi del serramento vecchio davano. La casa all'interno, la parte più fredda, non è più il vetro, ma di solito è, soprattutto se la casa è in cemento armato, la struttura in cemento armato, che nelle stanze c'è sempre un pilastro, un angolo, una cosa. E quello lì diventa il punto più freddo, cioè il punto su cui il vapore che è presente nell'aria si condensa. Solo che il vapore che condensa sul vetro, poi colerà giù, magari dà un'asciugata, insomma. Se condensa sul muro, entra dentro, si formano le muffe, diventa nero, diventa brutto. In più, mancando l'aria, il ricambio d'aria che serviva poi a portare fuori tutto questo vapore in eccesso, che in una casa ce n'è tantissimo, perché noi vivendo, respiriamo, buttiamo fuori un mucchio di vapore, se poi uno si fa la pasta asciutta, scalda l'acqua e genera un mucchio di vapore e così via.
E quindi uno dopo dice, oh, quando mai ho messo questi serramenti che adesso, oppure tengo aperta la finestra perché così non mi si fa la muffa, però allora che senso aveva? Era meglio prima col monovetro, entrava meno freddo. Bisogna stare attenti che questa, e chi fa i serramenti, se gli ordini un bel serramento fantastico, te lo monta tutto contento, non ti dice, ma ci pensi bene perché dopo si trova le muffe in casa. Qual è la soluzione ideale per il cambio d'aria? Ci arriviamo. Non anticipo perché dopo ne parlo. Poi c'è un problema che comunque sono cose che rientrano con molto tempo, non è che se io faccio un investimento sulla casa il risparmio sul riscaldamento me lo paga in un anno o due, ce ne vogliono tanti di anni, dipende a seconda di che cosa, serramenti in particolare. Poi faccio. Sicuramente la caldaia si può ripagare in pochi anni, qualche intervento anche più piccolo così si può pagare anche in un anno o due, ma mediamente ci vuole una serie di anni e non tutti sono in grado di affrontare l'investimento. Da qui sono nate molte soluzioni, le ESCO, non entriamo troppo nel, diciamo però che c'è una difficoltà di accesso al credito, cioè chi vuole pagare il suo investimento sulla casa per riqualificarla, pagarla con il risparmio che fa sul riscaldamento, quindi non avrà risparmio, continuerà a spendere la stessa cifra, però si paga la riqualificazione della casa, riqualificazione che se parliamo di cappotti, serramenti, roba che dura 30, 40, 50 anni, se lui se lo ripaga in 10 è sempre vantaggioso, interessante, la casa durerà di più, non sarà da rottamare rapidamente, così via, quindi è importante poter avere il credito per fare. Esistono le strade, ma sono difficili, poco conosciute, eccetera. E poi c'è l'aspetto del rischio, proprio perché tutto cambia continuamente, le tecnologie migliorano, non si parlano fra di loro, l'informazione non è, purtroppo ci sono degli investimenti in efficienza energetica che non danno i risultati che ci si aspetta. E questo bisogna dirlo, bisogna stare attenti, che è una cosa da fare con molta attenzione, e non così la prima cosa che capita, perché capitano delle situazioni altrimenti inefficienza e quindi butto via dei soldi, che è un disastro peggiore, perché chi fa un investimento e lo fa sbagliato, poi dopo dice quando mai l'ho fatto, e il passaparola su questo diventa drammatico perché nessuno dopo lo vuol fare più. Poi abbiamo anche questo problema, chi ha una casa in affitto per esempio, se migliora la situazione dei consumi fa un piacere all'inquilino che pagherà meno riscaldamento, ma lui non lo paga il riscaldamento, quindi chi glielo fa fare? Di mettere una caldaia più efficiente, di cambiare i serramenti, di fare tutte queste cose fantastiche che si ripercuotono poi sui consumi di energia che non paga lui. Quindi i problemi non sono pochi, le cose da affrontare. Ecco, la cosa importante è che si riesca a e non lavorare con la logica dell'emergenza, la logica dello struzzo che non vede il problema, non vuol sentir parlare, se parlare di costi, guai, e quindi affronta il problema solo quando c'è l'emergenza e vuole fare e deve fare qualcosa. Ogni edificio ha un suo ciclo di vita. Siamo, anche qui c'è un errore di valutazione generale, cultura sociale. Si tende a pensare, cioè io investo nel mattone, così come potrebbe dire mi compro dell'oro. Se compro dell'oro, fra 50 anni quell'oro lì, comprato un chilo d'oro, tra 50 anni è un chilo d'oro uguale, magari varrà di più, varrà di meno, ma è sempre un chilo d'oro. Se compro una casa, tra 50 anni non me ne occupo, non ho più quella stessa casa, ho una roba vecchia da rottamare, una baracca, una casa vecchia, cioè non è la stessa cosa, la casa ha un ciclo di vita che si è accorciato drammaticamente per le case di legno, che adesso io sono molto favorevole alle case di legno, sia ben chiaro, perché hanno dei vantaggi eccezionali di velocità di costruzione, di coibentazione, anche di costi molto interessanti. Però bisogna tenere presente che quelle case che fai adesso fra 200 anni non esistono. La casa di legno ha un ciclo di vita 30-50 anni, negli Stati Uniti
la maggior parte delle case sono costruite in legno e dopo 50 anni vengono buttate giù e se ne fa un'altra. E noi non ci passa neanche per la testa, perché per noi una casa è una casa di pietra che fra 1000 anni è ancora lì come le case di pietra che sono state fatte 1000 anni fa. Pensare al ciclo di vita della casa non ci siamo abituati, non abbiamo la logica. Vero che le case di pietra, se non viene il terremoto, se non si deve, durano tantissimo. Quelle di mattoni quasi, ecco, non sono così longeve, però durano diversi secoli. Quelle di cemento armato no. Il cemento armato ha un ciclo di vita che è stimato intorno ai 100 anni. Dico così perché le prime case in cemento armato sono state fatte 100 anni fa, quindi non è che ne abbiamo. Mentre di mattoni si fa casa da 2000, 3000, 4000 anni, non so più da quando hanno cominciato a fare case di mattoni, case in cemento armato se ne fanno dall'inizio del Novecento. Per cui gli ingegneri ci dicono che la casa di cemento armato dovrebbe avere un ciclo di vita intorno ai 100 anni. Perché? Perché il cemento armato, avendo dentro questo metallo dentro, il metallo tende a rugginire, tende a scomporsi, a essere oggetto di fenomeni di ionizzazione, insomma, come si bucano i tubi nelle case, si è visto molto con certi impianti fatti senza le opportune attenzioni, che i tubi si consumavano, proprio si disfacevano, che la gente magari si attaccava il filo di terra, proprio finivano dentro le correnti elettriche che tendevano a dissolvere, a sciogliere il metallo con cui era fatto il tubo. Per cui un tubo si dice dura 50 anni, ecco, nessuno pretende o si azzarda a dare garanzie per più di 50 anni su un tubo. Una casa di cemento armato dura un po' di più, però il ferro che c'è dentro è soggetto, soprattutto se nel muro, nel cemento ci va dentro dell'umidità, che sapete, l'umidità col ferro. E invece abbiamo tante case di cemento armato che addirittura le vedi che hanno le facciate un po' sbrecciate, si vedono i ferri. Lì la ruggine entra dentro, corrode, l'effetto è disastroso, è devastante sulla struttura in cemento armato, che sta in piedi perché c'è l'armato nel cemento, e se si consuma quello viene giù la casa, e quindi non è una cosa di poca importanza. Allora, una casa in cemento armato costruita negli anni 70, se viene gestita male, nel 2050 è da buttare giù. Se gestita bene potrebbe arrivare anche al 2100, ma di più no, io devo avercelo presente, che non è una cosa che i nipoti dei miei nipoti potranno utilizzare, ha un ciclo di vita. E invece il ciclo di vita della casa dove sto io va visto, perché ogni casa è fatta diversa, abbiamo anche case che sono un pezzo in mattoni che ha fatto il nonno, con l'aggiunta in cemento armato che ha fatto il figlio, adesso io ci faccio un'altra roba in legno, per il suo pranzo lo faccio in legno, quella casa lì ha un ciclo di vita che è tutto un problema da cercare di capire. Va visto e analizzato e fatto un programma, come dicevo prima, un piano, una strategia su questo. Il ciclo di vita è influenzato dalla qualità della manutenzione ordinaria e straordinaria. Avanti. Quindi la brutta notizia è che la maggior parte degli edifici costruiti nel secondo dopoguerra non arriverà al 2050. Per chi finirà di pagare il mutuo fra 10 anni, questo significa trovarsi, dopo lunghi anni di sacrificio, proprietario di una casa da rottamare. La buona notizia è che invece una strategia di riqualificazione può prolungare fino al 2050 la vita di questi edifici. E che si può fare? Ecco, grazie agli incentivi e alle situazioni finanziarie che ci sono, è una cosa che si può fare, questa è la buona notizia. Gli ho stremati, avete seguito, ci sono domande, ci sono dei punti che non sono chiari o non condividete? Molto chiaro. Molto chiaro. Allora, ritorniamo ancora, l'ho già detto un po', ma insisto perché è una cosa fondamentale, l'involucro è importante. Rinnovare un impianto comporta un investimento limitato e un rientro rapido, e questa è una bella cosa. Migliorare la prestazione dell'involucro è più impegnativo. Ma, oltre a ridurre i consumi già di per sé, riduce anche l'investimento per l'impianto, perché
parlavo prima della pompa di calore. Quella casa di cui accennavo prima, che hanno fatto il piano in più e ci ha messo le pompe di calore, perché hanno fatto una roba super coibentata. Con un kilowatt di energia e di potenza riescono a riscaldare benissimo la casa. Se avessi messo la pompa di calore su un piano più basso di quelli che erano fatti con tecnologie più vecchie, ce ne volevano 5 di kilowatt di potenza. Cioè la bolletta del riscaldamento della pompa di calore sarebbe diventata astronomica. Mentre invece su una casa fatta bene si può fare una centrale piccola. Ci sono le case passive, si riscaldano con il calore che viene prodotto da chi ci sta dentro. Il frigorifero, sapete che dietro scalda, accendi un fornello e scaldi, la gente che è dentro, mediamente le persone si dice che hanno una potenza di 80 watt, quindi se ci sono 4 persone sono 320 watt. In una casa normale con una stufetta a 320 watt non scaldi niente, in una casa ben coibentata con 320 watt stai a caldo perché riesci a produrre tutto il calore che serve, perché la casa non lo disperde, lo disperde poco. Se l'edificio è un colabrodo, migliorare l'efficienza della, solo l'efficienza delle forniture di energia è una soluzione miope. Cioè io spendo meno per dare quel tot di energia, 300 kWh al metro quadro anno mi costano di meno, però sono sempre 300 kWh al metro quadro anno. L'impianto, seconda di che cosa sto parlando, ha una vita tra 15 e 50 anni, 50 anni è la vita dei tubi che dicevo prima, 15 anni è la vita della caldaia, le cose di mezzo dell'impianto possono stare in queste. La manutenzione dell'involcro, finestre, facciate, tetti, ha tempi tra 35 e 80 anni. La soluzione migliore è coordinare questi interventi. Stavo saltando una slide, non mi trovavo più. E ho un'alternativa, io posso eventualmente fare una sostituzione di caldaia a risparmio, non farò grossi guadagni, ma ho speso poco, ma non posso fare il contrario, cioè non posso fare una facciata al risparmio e poi dopo ci penserò, come ho detto prima, se non rifaccio, quando rifaccio il tetto, quando rifaccio la facciata, se non intervengo, poi per decine d'anni non lo farò più e non se ne fa niente. Per cui se io ho una caldaia da cambiare, so che fra 5-10 anni devo rifare la facciata, posso andare via veloce sull'impianto, spendere poco, risparmiare per rifare la facciata bene, quando rifarò la facciata dopo rifarò anche l'impianto molto più piccolo perché la mia casa consuma molto di meno. Quindi la manutenzione dell'involucro deve comportare la riqualificazione, altrimenti viene accorciata la vita delle... non è che non si può fare, si può fare, ma bisogna essere coscienti che si riduce il ciclo di vita dell'edificio su cui si fa questa operazione. Una cosa per chi ha il riscaldamento centralizzato, che oggi è obbligatorio nei condomini con più di 4, eccetera, eccetera, molti sono stati portati a caldaiette unifamiliari a suo tempo, quando ci fu una legge che favoriva questo, con dei risultati disastrosi dal punto di vista energetico, forse non per il portafoglio di tutte le famiglie sul momento o per quel periodo lì, perché molti hanno speso molto meno per il riscaldamento mettendo la caldaietta, ma non tutti. Il problema è che nell'edificio col riscaldamento centralizzato tradizionale si pagava in proporzione ai millesimi. I millesimi erano in proporzione alla superficie, non alla qualità energetica. Se però io vado a vedere, gli appartamenti non consumano tutti uguali, perché chi sta vicino al tetto, chi sta più sull'angolo, che ha più superficie disperdente, consuma di più rispetto a quello che è in mezzo agli altri appartamenti, sopra, sotto, destra e sinistra ci sono appartamenti riscaldati, lui c'ha una facciata di qua e magari una finestra dall'altra parte, per cui su 100 metri quadri di appartamento ne ha, non so, 6, 20, 20, 40 di superficie disperdente tra di qua e di là,
quindi un rapporto tra parte calpestabile e parte disperdente molto favorevole, consuma pochissimo perché utilizza il caldo degli altri. Chi invece sta in alto sullo spigolo della casa, quindi sopra c'è il tetto, di fianco destra e sinistra c'è la parete disperdente e solo di sotto, consuma molto di più. La differenza può essere del 50% in più o in meno rispetto alla media. Se la casa in media consuma 200 kWh al metro quadro anno, c'è chi ne consuma 100 e chi ne consuma 300 nella stessa casa. Proprio secondo. E nel passaggio, adesso ci sono le norme, perché bisogna mettere i ripartitori, le cose, il condominio, diciamo, c'è la norma, è obbligatorio, facciamo. E magari nessuno spiega alla gente, guardate che poi succede questo, che qualcuno spenderà molto meno di prima, perché sta in mezzo e quindi consuma poco, qualcuno spenderà molto più di prima, perché sta sullo spigolo, c'è di sopra o di sotto, ci sono anche tante case costruite come si dice sul pilotì, cioè al piano terra non c'è niente, ci sono solo i pilastri di cemento armato, chi sta al primo piano c'ha il pavimento freddo, se la casa non è stata coibentata, eccetera. In qualche condominio la cosa viene affrontata, in qualche condominio si fa finta di niente e si va avanti, l'assemblea sì, accende, poi tanto non puoi neanche far diverso, c'è la legge che ti obbliga a metterle, quindi uno dice ma perché dovrei dire di no, obiettare o cose, se non lo sa che c'è questo problema qui, va via tranquillo, poi dopo sono dolori. Perché sono dolori? Perché dopo la riqualificazione dell'involucro interessa solo a quelli che hanno tanto involucro, chi sta negli spigoli, chi c'è il pavimento, il tetto freddo, chi sta in mezzo, consuma poco, a stare a spendere soldi per rifare l'involucro, che interesse c'ha? E mediamente, nelle statistiche che ho potuto fare io, dove ho visto questi effetti di contabilizzazione, metà hanno dei vantaggi, metà hanno dei svantaggi, e quindi mi dimezza la quantità di condomini che sono interessati a fare la riqualificazione dell'involucro. E quindi non si riesce a farlo deliberare poi in assemblea. Se ci penso prima, io attivo dei coefficienti, cioè nella delibera in cui passo da millesimi a consumi effettivi, dico sì, però teniamo conto delle differenze di consumi. Per cui a chi sta sullo spigolo gli faccio uno sconto del 20% rispetto a chi ha la media del palazzo. Chi sta in mezzo al caldo e in mezzo agli altri gli faccio una maggiorazione del 20%, in modo non faccio 50 come ho detto prima, ma almeno una cosa significativa che compensi un po' questa parte, questa differenza. In modo che se dopo miglioro l'involucro il vantaggio diventa di tutti, perché migliorando l'involucro si eliminano queste differenze, si eliminano anche questi coefficienti, chiaramente. E quindi se prima uno aveva lo sconto, quell'altro la maggiorazione, facendo il cappotto, chi aveva lo sconto lo perde, ma lui è quello che ha più vantaggio da questo. Chi ha la maggiorazione non ce l'ha più e quindi ha vantaggio nel fare l'investimento sul cappotto. E questo diventa più facile ottenere poi la maggioranza. L'investimento sul cappotto non è come fare il terrazzo che usa uno solo, che lo deve pagare lui o tutta una parte, soprattutto lui. Perché ci sono delle sentenze proprio che l'involucro va pagato a millesimi. E siccome ci sono state queste sentenze diventa difficile fare una proposta diversa, perché chi viene penalizzato dice no, ma guardate che c'è la sentenza ed è obbligatorio fare a millesimi. Allora non lo facciamo, se invece faccio così diventa conveniente per tutti, anche pagando la riqualificazione in involucro a millesimi, diventa conveniente anche per chi ha poco involucro. Quindi adesso vi ho fatto un po' uno scenario, vi ho fatto le premesse di tutte le cose, di nuovo vi chiedo se è tutto chiaro, se ci sono dei dubbi, e passerei a questo punto a valutare un po' un caso concreto. Adesso qui ci sono un po' di numeri, spero di riuscire a mantenere il focus sulle cose importanti e non disperderci in modo che poi uno va in confusione. Nel nostro caso concreto abbiamo un condominio con 60 condomini.
non grandissimo ma neanche piccolo. Sono 5.500 metri quadri riscaldati, si spendono 80.000 euro all'anno per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Due anni fa, in omaggio alle norme, eccetera, sono stati messi in riparo i ripartitori. Questo obbligo di metterlo è stato fatto sia in Lombardia che in Piemonte, qui stiamo parlando di Novara e Piemonte, e con una strategia assai poco raccomandabile, tutte e due le regioni, quando stava per scadere l'obbligo, hanno fatto il rinvio, hanno dato la proroga, che è una cosa assolutamente disdicevole. Quindi tanti l'hanno fatto dicendo, oh, cazzo, se lo sapevo che facevano la proroga, aspettavo. Questo tetto, questo condominio ha 1.400 metri quadri di tetto, di cui 400 in amianto. Questo aspetto qui adesso lo tolgo, perché il problema di cambiare l'amianto è un problema per conto suo, diverso da quello dell'involucro dell'energia di cui stiamo parlando adesso. È chiaro che va fatto. Ma non lo metterò nei conteggi, perché sennò ci crea uno sviamento che non riesco più a far paragoni con il resto. Quello che abbiamo visto è che, andando a guardare, di nuovo, si va a guardare perché sennò non si sa che cosa si sta facendo, una delle caratteristiche di questo condominio che ha diverse altezze, per questo c'è un tetto in amianto, un tetto a terrazzo, un tetto che era in amianto ma è già stato cambiato, e arriva nella parte più alta, arriva a 10 piani, quindi abbastanza alto, e c'ha i tubi dell'acqua calda e fredda che vanno su uno a fianco all'altro in un caveglio interno del condominio e sono affiancati senza essere coibentati. E questo negli anni 70 si faceva tranquillamente. Il risultato qual è? Che al suo decimo piano, se tu apri il rubinetto, non fa importanza se apri quello dell'acqua calda o dell'acqua fredda, viene sempre la stessa temperatura, tiepida, perché l'acqua fredda viene scaldata dal tubo dell'acqua calda e l'acqua calda viene raffreddata dal tubo dell'acqua fredda. Per avere l'acqua calda o fredda devi far scorrere un tot di minuti l'acqua. Il risultato conseguente è che il costo dell'acqua calda è diventato altissimo perché spreca un casino di acqua calda per scaldare l'acqua fredda che uno poi la vuole fredda e quindi la butta via quando è tiepida e aspetta che diventi fresca. Non ci sono sistemi di solare termico. La centrale è a fine vita, quindi c'è una centrale a 20 anni, decente per quello che per quando è stata fatta, ma che comincia a avere fessurazioni nella camera di combustione, ci sono mille problemi. Le pompe le ha messe nuove perché quando ha messo i ripartitori, le valvole, ha dovuto mettere le valvole, richiedono delle pompe di tipo moderno, quindi tutti cambiano anche le pompe quando mettono le valvole. E però, a parte quelle, pompe, il resto è tutto da rifare. Attualmente i condomini rispendono 1.333 euro il condomino medio, che sono quasi 100 metri quadri, perché erano 60 condomini, 5.500 metri quadri, quindi in media erano 95 metri. Facendo la media, la spesa per i consumi di energia è questa qui. Poi spendono circa un centinaio di euro per la manutenzione, il terzo responsabile, il bibibibom, e poi la manutenzione straordinaria, che sarebbe appunto il rifacimento della centrale termica ogni 8 anni, eccetera, può essere in media di 150 euro, in realtà non è 150 euro all'anno, perché lo faccio ogni 15 anni, quindi può essere che uno, quando si rifà la centrale, spende 2.000 euro, si risparma sugli anni, vanno a incidere circa 150 euro. Quindi in totale uno spende quasi 1.600 euro per riscaldamento e acqua calda. Si può continuare così, volendo, uno va avanti e spende questa cifra qui. La centrale termica che devo appunto cambiare, che quindi ho questo problema, non è che posso
continuare senza farlo, o sono in scadenza di questi costi straordinari. Ci sono i preventivi, sono 120.000 euro, quindi circa 2.000 euro a testa, rientra in quello che avevo detto come costi di gestione straordinaria. Quindi la prima opzione è il semplice rifacimento della centrale, quello che è l'emergenza, obbligatorio. Quest'anno ancora il riscaldamento ce l'ho, però mi hanno già detto, lo sappiamo, che se non voglio arrivare a gennaio dell'anno prossimo che la centrale si ferma e bisogna correre e stare dei giorni al freddo, quest'estate devo rifare la centrale termica e quindi spendiamo 2.000 euro a testa in un contesto generale di spesa di 1.600 euro, 1.583 medio annuo per il condominio. Una possibile alternativa è di aggiornare e riqualificare le parti comuni del condominio, quindi il cappotto termico, mettere dei pannelli solari per fare l'acqua calda, non fotovoltaico, l'acqua calda, e rifare la distribuzione, questi tubi che vengono affiancati, che portano su l'acqua calda e l'acqua fredda assieme, per cui mi arriva sempre uguale come temperatura, generando un mucchio di sprechi, li vado a sostituire. E questa è tutta la parte che si paga a millesimi. La terza possibilità è di inserire una riqualificazione anche della parte che ogni condomino paga il suo, e cioè i serramenti. E ci mettiamo anche la ventilazione meccanica controllata, e qui è la risposta alla domanda di prima, qual è la soluzione migliore? È di fare i serramenti con una ventilazione meccanica controllata. Il problema è che i serramentisti non fanno gli impianti di ventilazione, salvo forse qualcuno più illuminato e avanzato. E quindi devo andare da due fornitori, coordinarli fra di loro. La ventilazione non è di uso comune, e quindi non c'è prassi, non c'è abitudine. Lo sta diventando, perché sempre più casi ce l'hanno. E ci sono anche dei problemi di cattivo consumo. Questo è un altro aspetto che non ho mai sottolineato, ma che ce l'abbiamo presente sempre, il comportamento. Se io metto i pannelli solari sul tetto, c'è l'acqua calda gratis, la gente pensa che allora può lasciare il rubinetto d'acqua calda aperto, che tanto è gratis. Invece ce n'ho un tot, dopo finisce, e se finisce entra in funzione la caldaia che mi scalda l'acqua. E allora rischio addirittura di spendere di più invece che di meno, perché quando ho messo i pannelli solari, perché butto via. E se metto i pannelli solari, devo mettere anche la contabilizzazione dell'acqua calda. Cioè mettere un contalitri e dire a ciascuno quanta calda, acqua calda consumata, altrimenti il rischio è molto alto di cattivo comportamento. Come la finestra, quando il riscaldamento fa caldo, apro la finestra. Con i contabilizzatori la gente sta un pochino più attenta, se fa caldo tiro giù la valvolina, vedo di tenere meno caldo il mio termosifone, non di aprire la finestra. Con l'acqua calda succede lo stesso, se ciò che mi misura i litri di acqua calda ne consumo di meno, sto attento a quanti ne consumo, altrimenti tanto si paga il pantalone. Ecco, non tenere le finestre aperte, si può tenerle ogni tanto aperte, aprirle, però se ho un sistema di ventilazione non è necessario, lo posso fare quando voglio, una bella giornata, ce l'ha bella, apro un po' la finestra, ma se piove tira vento così, la finestra la lascio chiusa, la mia ventilazione funziona, mi cambia l'aria, non ho le muffe e in più spendo meno. Se ho fatto anche le altre cose, allora, su 300 kWh metro quadro anno di consumo della casa pessima che abbiamo fatto prima, la ventilazione incide per 20-30 kWh metro quadro, un 10%. Migliorare lì porta, anche se riduco di mezzo i costi di energia per la ventilazione, ho fatto uno sforzo, ma ho ridotto i miei consumi generali del 5%, perché era 10 e è diventato 5. Su una casa efficiente, che è coibentata bene, la ventilazione incide per più di metà del costo totale residuo. Quindi se di mezzo quello, riduco molto i costi di energia. Quindi quando faccio l'intervento sul cappotto, sui serramenti, la ventilazione ci va. Non può essere, diciamo, sono 2.000 euro in più, no, non ce li hai, no, guarda che ce li hai, fai bene i conti, vedrai che ce li hai perché va nei risparmi. Se la fai adesso, poi avere il 65%, per avere tutte le cose che servono, devi fare anche questo intervento qua.
E quindi diciamo, terza opzione, sostituire i serramenti e mettere un impianto di ventilazione. Può essere più bello, quindi fasato del tipo la aria fresca, fresca nel senso non salubre, preriscaldata, la butto dentro in soggiorno, tanto in camera da letto poco. L'aria viziata la tiro su in bagno, in cucina, e la casa si crea un circolo di aria positivo, poi l'aria calda che tiro fuori dal bagno della cucina la faccio scorrere di fianco all'aria che tiro dentro da fuori, per cui ottengo lo scambio di energia, e questo chiaramente è un impianto che ha un certo costo. Ma esistono anche delle soluzioni a muro semplici che fanno lo scambio tra l'aria che entra e esce a poca distanza una dall'altra, ma in una stanza, e quello con poche centinaia di euro lo faccio. Non è bello come l'altro, però è una cosa che costa poco, quindi si può valutare se sia interessante anche quello. Soprattutto per certi locali che sono magari critici, ecco, perché io ho un locale esposto a nord che tende di più a fare le muffe, allora lì ci metto un impiantino per quel locale lì. In bagno comunque c'ho la ventilazione perché c'è una ventola che mi tira sull'aria, cucina uguale, e in qualche modo mi arrangio. Allora, l'alternativa 1, ho 120.000 euro da spendere, 2.000 euro a condomino. Siccome sono a Novara, la Regione Piemonte ha aperto un bando che ti paga gli interessi, ti dà un prestito a tasso zero in 7 anni. È convenzionato con alcune banche e quindi vado e la approfitto. In provincia di Milano questa cosa c'è stata un po' di anni fa, tra il 2007 e il 2009, poi dopo non l'hanno fatto più, magari domani lo rifanno, col discorso che bisogna vedere di volta in volta cosa c'è disponibile. La proposta sugli interessi è che è accumulabile col 65%, perché se la regione mi desse 10.000 euro in conto capitale perderei il 65% in conto tasse, e allora non è più interessante un contributo così, perché non è mai un contributo del 65%, e anche se lo attualizzo, cioè il 65% non mi viene dato così, mi viene scontato 6,5% all'anno per 10 anni, e anche se lo attualizzo, lo riconduco il valore adesso, è sempre circa la metà. E se mi danno un contributo in conto capitale della metà o di più, può diventare interessante come alternativa, ma nessuno me lo dà. Mentre il contributo in conto interessi, che non è così grosso, però sono soldi veri, è molto interessante. La nuova centrale, essendo a condensazione e così via, avrà un risparmio di circa il 15%. E più, o 6,5% all'anno, quindi facciamo la famiglia che ha il condomino che ha 2.000 euro di costi, il 6,5% sono 130 euro all'anno che lui può dedurre per 10 anni dalle sue tasse. Quindi spende meno di riscaldamento e in più gli danno 130 euro all'anno per 10 anni. In sintesi, il condominio medio, qui ho fatto un po' di numeri, il primo anno, qui c'è un'ipotesi di aumento del 3% dei costi dell'energia annuale, cioè un po' di più dell'inflazione, perché tradizionalmente è sempre stato così, negli ultimi 20 anni l'energia è aumentata anche di più del 3%, ma sempre di più dell'inflazione. Il costo, siccome lo pago in 7 anni, è spalmato 286 euro all'anno su 7 anni. Il risparmio, che era quel 15%, calcolato sui consumi di gas e non sulle manutenzioni straordinarie, eccetera. E quindi in questo caso qui era 1.333, perché c'è 100 euro di manutenzione ordinaria che non vengono modificati, non si risparmia su quello, e quindi ho 200 euro di risparmio. Poi man mano che il gas aumenta di prezzo, aumenta il costo annuale, aumenta anche il risparmio che faccio. Il 65% c'è solo per i primi 10 anni, dopo non ci sarà più, quindi questo è il netto anno per anno. Come vedete, rispetto
al 1433 o quello che è sempre più basso. Quindi è un'operazione che mi dà sempre una convenienza tutti gli anni, anno per anno. Se vado a prolungare a 50 anni, che vuol dire immaginare che questa tabella vada giù per 50 anni e che ogni 15 anni si ricambia la caldaia, quindi ci rimettono dentro i costi, non mi faccio vedere tutta la tabella, sennò perdiamo una vita, io ho una spesa di 210.000 euro in 50 anni per il condominio medio in queste case. Se la attualizzo, cosa vuol dire se la attualizzo? Se la riporto a cosa valgono oggi questi 200.000 euro spalmati in 50 anni, lo faccio con un tasso di interesse del 5%, per cui i soldi che spendo fra un anno li considero oggi il 5% in meno, i soldi che spendo fra due anni li considero oggi il 5 più 5% in meno, è chiaro che i soldi che spendo fra 50 anni oggi non valgono quasi niente, perché a furia di scontare il 5% all'anno non è rimasto più niente. Il valore attuale è di 49.600 euro circa. Questo mi serve, questo numerino qui, che serve per paragonare le varie soluzioni, vedere cosa conviene poi in effetti. Quindi la soluzione, diciamo, emergenza, faccio l'indispensabile, politica dello struzzo, non faccio pianificazione, mi porta a un costo di 210.000 euro in 50 anni che vale 50.000 euro oggi. Questi sono i numeri che mi consentiranno di raffrontare con le altre possibilità. C'è chiarimenti, c'è dubbi su questo schema logico di ragionamento? A me sembra tutto ovvio e chiarissimo, perché li faccio da 20 anni queste cose, quindi uno che non ha mai guardato dice, spiegami meglio. No, è chiaro. Adesso guardiamo l'alternativa 2. Se faccio il cappotto ho bisogno della centrale più piccola, e quindi invece di 120.000 euro ne spendo solo 80.000. Però per fare il cappotto, mettere i pannelli solari termici, rifare la distribuzione della CS, cioè acqua calda sanitaria, e la contabilizzazione, cioè mettere i contatori di litri per ogni appartamento, mi vogliono 450.000 euro. E quindi il costo è 8, non è più 2.000, ma 8.833 per ogni condomino. Se io mi fermo qua, l'assemblea ha già capito che voterà per la soluzione 1, perché 2.000 euro condomino, sia pure spalmati in 7 rate da 239 euro, sono già un salasso. Figurarsi 8.833 euro, non le prendiamo neanche in considerazione. Invece tutto il discorso che ho fatto prima serve per dire, no, un attimo, andiamo avanti, prendiamolo in considerazione. Anche qui, anzi, ha maggior valore, perché la ratizzazione che offre la Regione Piemonte ha un limite oltre il quale non copre più tutti gli interessi, salvo che si faccia la riqualificazione completa dell'edificio, quindi ti viene dietro e ti assiste anche se fai una spesa più grossa. Allora, così io dimezzo i costi del riscaldamento. Ho sempre il 65% su questa roba. E allora facciamo la sintesi. Invece di 210.000 euro, a fine di 50 anni ne ho spesi solo 133.000. E invece di 49.600 euro, questa spesa vale 33.000 euro. Quindi ho un bel risparmio. Se vado a vedere anno per anno, vedo che riesco ancora a stare dentro. Cioè, cosa avrei speso con la soluzione standard? Cosa spendo adesso che ho un costo di 1.100 euro all'anno per pagare gli 8.000 euro in 7 anni, ne spendo 1.190 all'anno. Però ho dei grossi risparmi nei consumi, perché di mezzo consumo, ho il 65% che mi viene spalmato in 10 anni, vedete che ho un grosso risparmio, soprattutto quando ho finito di pagare il mutuo, il risparmio diventa fantastico, perché invece di 2.000 euro spendo 500 nell'ottavo anno. E quindi questa soluzione non solo è conveniente, ma è anche non impegnativa dal punto di vista finanziario. Il condomino non va a spendere di più. Certo, questo è facilitato dalla legge regionale che mi dà il contributo,
Ho esitato se fare l'esempio anche in Lombardia, dove si paga. Adesso prendiamo il caso di quello, lo sburrone che vuol far tutto. E quindi io cambio anche i serramenti e metto la ventilazione meccanica e spendo 7.000 euro per il mio appartamento. E puoi spendere anche di più, se vuoi i serramenti in rovere così, probabilmente raddoppierà la spesa. Però questa è già una spesa ragionevole per delle cose decenti, non della plasticaccia orrenda, una cosa esteticamente sostenibile. Con un impiantino di ventilazione meccanica. L'ipotesi è che è un prezzo buono perché è fatto come offerta a tutti i condomini. Di questi 60 condomini, 10 l'hanno già fatto, il cambio di serramenti, e supponiamo che magari 10 o 15 decidano di farlo, non tutti certamente. Però questo è già un volume che invoglia le imprese a fare una buona offerta. In più, essendoci le impalcature così, la sostituzione del serramento è molto facilitata, semplificata. Devo già rifare facendo il cappotto, rifaccio gli accordi con i serramenti e tutto, e quindi vado più veloce. E qui abbiamo stimato, dopo aver visto un po' di preventivi, che si possa fare tutto il lavoro di 7.000 euro medi. Anche qui lo mettiamo nel pacco e viene rateizzato in 7 anni. In questo modo ho un ulteriore extra risparmio del 10%. Sempre il 65%, allora i miei costi totali di 50 anni scendono ulteriormente da 210, poi così era 140.000 a 113.000. Il costo, il valore attuale di questa spesa spalmato in 50 anni era di 49.600, era sceso a 36.000, scende ulteriormente a 30.000. Qui ho una maggiorazione, in questi anni devo spendere un po' di più, però è un po' di più limitato. Se guardo, invece di 1.433 spendo 1.827, che sono 400 euro scarsi in più all'anno, quindi 30 euro al mese, 35 euro al mese, che poi cala questa differenza. Addirittura quando arrivo all'ottavo anno ho un guadagno, non è una spesa, ho un guadagno, perché l'incentivo del 65% del risparmio sono maggiori del costo iniziale. Cioè, se da 2.000 euro di spesa che avrei dovuto avere, tolgo 1.100, me ne rimangono meno di 997, che è l'incentivo che prendo sul 65% delle tasse, quindi ho un guadagno. Quindi la famiglia che fa questo deve fare lo sforzo di circa 1.845 euro in 7 anni, è uno sforzo, però 1.845 euro spalmati su 7 anni, diciamo che non è la fine del mondo, uno fa un ragionamento sul valore della casa e devo tener conto che se vendo quella casa anche l'anno dopo che ho fatto l'intervento, almeno 20.000 euro in più li prendo e quindi mi rifaccio subito dei 15.000 che avevo speso con in più un guadagno. Perché diventa una casa in classe migliore, non sarà sicuramente no, sarà B, sarà C, avendo fatto serramenti e ventilazione sarà B probabilmente, e quindi gli altri sono in classe G, due appartamenti uguali nella stessa casa, uno in classe B e uno in classe G, i 20.000 euro per 100 metri quadri, scarsi, come abbiamo detto, ci stanno. E quindi anche questa è una soluzione economicamente e finanziariamente conveniente. In più c'è anche la possibilità di farla sfasata, cioè se io dico quest'anno c'è il cappotto eccetera, mi metto sulla strada di quello, fra 3-4 anni farò i serramenti, probabilmente spenderò un po' di più perché non potrò farlo più nel pacchetto con tutti gli altri condomini, però dilaziono, fraziono, posso risparmiare qualcosa, metterlo da parte, quindi magari non dover rateizzare eccetera. Ecco, il problema del 65% di queste norme è che fra 4-5 anni non ci saranno più, presumibilmente, poi magari ci saranno ancora, però come sono adesso messi è probabile che ci sia il 50-36%, il 65% sembra un po' una situazione molto molto particolare. Facendo un quadretto riepilogativo,
Nella situazione attuale avevo 1.433 euro di spesa, nella situazione alternativa 1 1.389, nell'alternativa 2 il primo anno vado a 1.415, nell'alternativa 3 a 1.826. Se vado sui 7 anni le situazioni sono già cambiate, l'alternativa 3 è comunque più costosa. Se vado sui 10 anni, l'alternativa 3 mi riduce, perché vi ho detto l'incentivo è maggiore della spesa che ho per l'anno lì, per l'ottavo, nono e decimo anno. Per cui l'alternativa 3 passa subito in avanti, diciamo, come soluzione, anche se la 2 rimane più conveniente. Se guardo lontano, su 50 anni, l'alternativa 3 è di gran lunga la più interessante di tutti, perché questi serramenti che ho messo dureranno 50 anni sicuramente. Il valore attuale a 50 anni di queste spese, perché sono valori di costo, no? 64.000 con la soluzione teoricamente standard come sono adesso, 49.000 cambiando la caldaia e cambiando ogni 15 anni, 33.000 facendo anche il cappotto e 30.000 facendo anche i serramenti. E quindi questo è il messaggio che noi cerchiamo di portare in questi condomini e fargli vedere che è interessante, importante. E qui non abbiamo messo i 20.000 euro in più di valore della casa, che ci sono già dal primo anno, chiaro, quelli ce li hai se la vendi, se no no. Se la affitti qualcosa dovresti riuscire a recuperare, perché una casa in classe B, chi la affitta può pagare un canone un pochino più alto rispetto a una casa in classe G, perché ha un canone di riscaldamento molto più basso. Concludendo, per ogni immobile è necessario fare un'analisi completa. Non ci sono ricette sempre valide, l'ho già ripetuto più volte, lo ripeto ancora, e questa analisi comporta un costo e dei tempi. Il costo è piccolo, sto parlando di qualche migliaia di euro su un condominio da 60 condomini. Su un condominio da 3 o 4 sarà 1.000 euro, su un condominio da 1 solo sarà solo 1.000 euro. Purtroppo non è proporzionale, perché darà sicuramente alcune centinaia di euro, però è importante farlo. Se non faccio una riqualificazione completa quando metto mano nella casa, avrò maggiori costi, svaluto l'immobile e rottamazione anticipata. Questo è quello che ho cercato di spiegare in questo periodo di questa ora e qualcosa che ho parlato. Volevo sapere se...